Ciao ragazzi, ciao Marcel, ciao Dennis. Tra pochi minuti iniziamo la diretta. Oggi siamo, tra l'altro, se mi vedete così impegnato è perché sto mettendo il commento in evidenza. Ok. Ok, ci siamo. Dicevo, oggi puntata davvero molto, molto interessante. Siamo live con Enrico Iaria, che è CEO e founder di una startup nel mercato cinese, a Shanghai per la precisione. E lui si occupa appunto di business, in particolare nel campo dell'innovazione. Quindi una puntata davvero rivolta al futuro, rivolta a quello che ci aspetta, ma soprattutto capiremo come stanno cambiando ora in questo momento alcuni dei meccanismi dell'economia. Capiremo soprattutto insieme ad Enrico verso quali tendenze stiamo andando incontro e quali sono i campi che ne trarranno più vantaggio dal punto di vista, se vogliamo, umano, traendo esperienza da quella che è la storia di Enrico. Capiremo quali aspetti sono necessari oggi, se vogliamo, per fare startup e per entrare in questo mondo. Intanto ne approfitto per darvi alcuni aggiornamenti su quelli che sono i risvolti che sta prendendo l'Ora Rossa. Dirette che sono ormai dedicate molto più alla qualità che alla quantità, quindi meno appuntamenti, meno ospiti, ma più valore, più argomenti e argomenti che cerco di portare che sono sempre più nuovi, più innovativi, più freschi. Quindi questo è il mio obiettivo in questo momento. Cerco di concentrarmi appunto meno sul cercare ospiti e quindi questo mi dà la possibilità di avere delle dirette molto molto più di valore. Per quanto riguarda l'Ora Rossa, appunto, dicevo, non so se avete notato, c'è anche ora il bollino YouTube, perché l'Ora Rossa, ora queste dirette verranno postate su YouTube e non più sui podcast. Mentre per quanto riguarda Spreaker, podcast come Spotify, Google Podcast, insomma tutta la sezione podcast su cui è presente l'Ora Rossa, c'è un piccolo cambiamento, e quelle che sono le dirette registrate interamente non vengono più postate appunto con tutta l'ora di chiacchiere, che appunto verranno messe su YouTube. Bensì, verranno presi dei, se vogliamo, delle pillole, delle sezioni, delle. Poi pubblicati su Spotify e sulle varie piattaforme. Vedo che è appena arrivato Enrico Iaria. Siamo belli pronti, belli carichi per iniziare questa diretta. Quindi ne Appunto per salutare. Eccoci, ciao Enrico! Come stai? Tutto bene, tu come stai? Un po' belli un po' pazzi, però insomma, penso un po' come tutti. Un po' il problema di questi giorni. Il barbiere, barba, come dobbiamo fare in casa? Ci facciamo tagliare i capelli? Io ho fatto disastri delle scorse settimane, quindi ti consiglio di non fare da te. Sono stato tentato, lo sai, però alla fine ho prenotato per la prossima settimana. Vediamo. Ok, beh, hai fatto bene. Anch'io mi sa che seguirò le tue orme e cercherò di mettere un po' di ordine in questo cespuglio che ormai si è creato. Allora, ma guarda, come stai vivendo queste giornate? Perché io ti ho visto su Instagram super impegnato, tante, ovviamente sì, dirette, anche storie. Come ha impattato su di te questo periodo? Hai cambiato le tue abitudini? Come stai lavorando? Allora, diciamo che abitudini prima del coronavirus avevo già un po' iniziato a strutturare un po' in maniera tutto un po' in maniera diversa, che vuol dire che venivo appunto in realtà da un tour, un giro insomma in tantissime città in Italia, 16, e quindi praticamente ero stato in viaggio per diverse settimane, e quindi all'arrivo in Sicilia avevo continuato un po' a fare insomma un paio di incontri a giro in diverse città in Sicilia, e alla fine
ho deciso a un certo punto, insomma, di rimanere buono buono a casa, visto e constatato che il virus iniziava ad espandersi in Cina. Io dovevo inizialmente rimanere in Italia, appunto, per qualche settimana, e alla fine invece sono rimasto, ecco, sono ancora da allora, da gennaio. E quindi da prima del lockdown mi ero un po' iniziato a un po' rinchiudere un po' nella mia routine quotidiana, cercando di riavviarne una, appunto. E quindi fino ad ora, ecco, teniamo duro. Un po' non è semplice, perché non lo so, indipendentemente dal lockdown, che è uguale un po' per tutti, io comunque, ecco, appunto, vivo a Shanghai da quasi 10 anni, quindi è lì che è un Caspita. po' ovvio, un po' la vita, un po' tutto avviato. E quindi non è Sì. stato semplicissimo, ma non a riabituarmi a nulla, ma semplicemente immaginati che se di colpo ti dovessero catapultare, ecco, magari anche in un'altra città in Italia, però ecco, ti viene a mancare la tua quotidianità, no? Insomma, i rapporti con i colleghi, al lavoro, a scuola, con gli amici, in casa tua, insomma, tante tante cose, insomma. Quindi diciamo che tutto sommato va bene, a parte i Bene, capelli. bene. A parte, vabbè, sì, i capelli sono sempre un dettaglio abbastanza da tenere, da non considerare. Comunque, Enrico, io devo dire che è stata una piacevole scoperta, perché quella appunto di te, di ciò che fai, perché è molto stimolante. Io ho 19 anni, ecco, non so se te l'avevo, se te l'ho detto in questi giorni in cui ci siamo sentiti. Io ho 19 anni e appunto sono molto appassionato di startup business, e vedere un ragazzo che insomma ha qualche anno in più di me è che appunto è già in questo mondo, è molto stimolante. Io sono molto interessato a sapere tu come ti sei appassionato, come ti sei avvicinato, quando è stato il giorno che hai detto a te stesso, se vogliamo, Enrico, tu devi in un certo senso esprimerti nel business, e devi andare in Cina e ti devi dedicare, se vogliamo, ad innovare e a migliorare di conseguenza la vita delle persone. Ah, ti dico subito, separerei un po' le cose, perché intanto con estrema, in maniera molto, molto diretta e anche personale, non è stato e non è per nulla un percorso, diciamo, semplice, nel senso che è andato via via un po' definendosi, no? Negli anni. Per quanto riguarda l'imprenditoria in generale, ho sempre, non lo so, sono sempre stato portato a interrogarmi tanto, a fare esperimenti, a in qualche modo, diciamo, a mettermi in gioco, e continuo a farlo prendendo tante batoste, che però fanno piacere, che aiutano tanto a crescere. In Cina sono arrivato per senso di sfida, perché ho sempre, insomma, sono sempre stato un po' affascinato dalle culture, appunto, orientali, e comunque l'intento era quello davvero di toccare con mano questa innovazione, di scoprirla, di sperimentarla, e quindi avere l'opportunità di crescere in un contesto che pian piano stava diventando sempre più competitivo, ma che non lo era, perché appunto la Cina 10 anni fa, ecco, tutti parlavano del Giappone, non della Cina. Cioè, avevamo appunto gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina, quindi alle università, dalla Ca' Foscari, insomma, all'Orientale, a Napoli, la maggior parte delle persone, ovviamente, si tendeva a preferire lo studio del giapponese, perché si vedeva nel Giappone questa grande potenza mondiale, anche un po' più vicina, anche se essendo un paese orientale, un po' più vicina come cultura rispetto a quella cinese. E quindi questo è stato quanto mi ha spinto in Cina. E poi lì è iniziato un percorso abbastanza particolare, perché all'inizio ho iniziato appunto a lavorare nel mondo delle start-up tecnologiche, e poi pian piano in aziende che erano anche più grandi, quindi quelle delle multinazionali. Quindi alla fine ho fatto un periodo di circa 5-6 anni nel mondo corporate, che mi ha dato tantissimo, perché ovviamente mi ha dato la possibilità di toccare il business in maniera abbastanza diversa. Con sì, la prima azienda in cui ho lavorato è una start-up tecnologica, nel settore appunto dell'e-learning, quindi nel settore education, nel tech education, ma era un'azienda abbastanza strutturata, con, se non ricordo male, circa 200 dipendenti. Quindi ecco, era mondo startup, però vissuto, ecco, una startup che era più una scale up, quindi un'azienda che era già abbastanza
abbastanza evoluta, strutturata. cresciuta, sì, e quindi c'era la possibilità di gestire anche budget diversi, anche se ero giovane, pian piano ho iniziato ad avere sempre maggiori responsabilità, perché è un po' una cultura diversa. Un'azienda cinese, ma anche se avevo quanti, 20 anni, 21 anni, fin da subito hanno iniziato a coinvolgere me, un altro bravissimo, appunto, poi siamo diventati carissimi amici, un altro giovane che in realtà aveva qualche anno in più di me, francese, siamo sempre assunti insieme e ci hanno iniziato fin da subito a coinvolgere in tantissimi meeting, anche meeting importanti, insomma, con i C-level, no? Quindi con i rappresentanti più importanti delle aziende, quindi insomma l'esperienza multinazionale mi ha dato tantissimo. Però in parallelo ho iniziato a battagliare anche dal lato startup e innovazione, lato mio, nel senso che con tante sperimentazioni. E poi iniziando anche a farmi male in questo mondo, ed è quello un po' che mi ha Certo. aiutato con la prima startup, che in realtà non è andata bene, ecco, però pian piano poi le cose son cambiate. Ecco, tra l'altro ci chiedono a proposito di Cina e aziende, ci chiedono nei commenti quante aziende italiane ci sono in Cina, quindi immagino, ecco, poi aggiungo anche quante aziende italiane fanno solo produzione e quante sono le start-up. Allora, i numeri dovrei aggiornarmi con il consolato, avrei dovuto chiedere stamattina, Però ma non ecco la con presenza l'azienda. italiana in Cina. La presenza italiana è abbastanza, se non ricordo male, no, non voglio dare. Io ritengo che bisogna essere in grado di dire non lo so. Tutte queste persone che fanno gli esperti e danno sempre risposte, no, in questo caso dico no, mi sfugge il numero, quindi non voglio dare numeri. A caso, è una presenza molto cospicua quella dell'azienda italiana, anche ben strutturata. Le start-up è una realtà sempre più in fermento. A riguardo, negli anni abbiamo anche costituito un'associazione, quindi no profit, che in realtà pian piano si è contraddistinta in questi ultimi anni, che è giovanissima, Smart Italia. Si è contraddistinto appunto nella rappresentanza degli interessi di startup e PMI innovative italiane all'estero o appunto che sono interessati a processi di internazionalizzazione, quindi processi appunto di internazionalizzazione verso paesi diversi, in questo caso la Cina. Ed è una realtà che pian piano è sempre più in fermento e lo vediamo anche con i programmi in realtà. Questi nostri, non ministeriali, che vengono gestiti da un paio di istituzioni italiane, come il MIUR, come il MISE, il MAESI, quindi il Ministero dell'Istruzione e Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Esteri, che gestiscono dei programmi che sono nostri, nostri perché li paghi tu, li pago io, li pagate voi, che siamo noi, sono gestiti con i soldi dei nostri genitori, sono i soldi pubblici. Quindi si tratta di programmi bellissimi che ogni realtà interessata a programmi di internazionalizzazione dovrebbe conoscere e soprattutto che deve avere il diritto, insomma, almeno di far domanda, di partecipare, perché sono programmi che danno tantissime opportunità e soprattutto dimostrano anche quanta attenzione c'è da parte delle aziende italiane ai mercati stranieri. Ricordiamo appunto che l'export o l'internazionalizzazione in generale è uno degli aspetti più importanti della nostra economia, è quello che sicuramente negli ultimi 10 anni rappresenta il volano della nostra economia, che ricordiamo purtroppo ogni anno da 20 anni ormai cresce soltanto in media dallo 0,2%. Quindi comunque noi siamo un paese storicamente con una fortissima vocazione all'internazionalizzazione e devo dire che le eccellenze innovative italiane, anche grazie al supporto ovviamente di questi programmi molto importanti che esistono in realtà da diversi anni, quindi indipendentemente dai colori politici, sono programmi che pian piano stanno dimostrando di essere davvero molto solidi, riescono a dare un bel supporto a tante aziende. Sì, sono affascinati dal Made in Italy, soprattutto in Cina, sotto In Cina questo si punto è di vista. affascinati a venire, secondo me la sfida adesso è riuscire a spostare l'attenzione delle aziende, dei grandi colossi appunto stranieri, quelli cinesi in questo caso, così come anche l'interesse istituzionale a quei comparti industriali italiani d'eccellenza anche in settori di appunto tecnologia, di alta tecnologia, settore manifatturiero, quindi non soltanto il cosiddetto settore appunto del food and beverage, quindi appunto le eccellenze appunto legate ai nostri alimenti, se non quelle del fashion. Ecco, l'Italia per fortuna
riesce ad essere tanto, tanto più e riesce a esprimere appunto la sua eccellenza in tanti settori. Quindi secondo me la sfida è proprio questa, iniziare a porre l'attenzione su questi verticali, no? Su queste aree di sviluppo industriale che in realtà possono avere l'attenzione di tanti altri paesi, non soltanto quello della Cina, ma anche appunto di Israele, India e tanti altri paesi con cui in realtà in questi anni pian piano riusciamo a lavorare. Chiaro. Ascolta Enrico, prima parlavi di fallimento, del fatto che è stato un percorso difficile, che sei arrivato in Cina e comunque diciamo hai preso anche qualche batosta. Sotto questo punto di vista, questo percorso nel mondo insomma della startup, poi appunto ora sei comunque founder e CEO di una startup là in Cina, ha richiesto una parte di te diversa, quindi c'è una differenza se vogliamo tra l'Enrico che ha iniziato questo percorso e l'Enrico attuale? Ti ha portato, ti ha stimolato a sviluppare skill che ancora non avevi da un certo lato e dall'altro lato ti ha stimolato invece a scoprire parti di te che già avevi ma che magari non sapevi, non so, ad esempio la leadership o la comunicazione? Allora, ti dico che è un bellissimo percorso che ancora è così, in continuo certo. Perché davvero lo dico crescita con estrema, continua. Sì, ma proprio con estrema consapevolezza. Sai, la cosa più bella, ti ringrazio perché anzi hai detto qualche anno in più di te, tu hai detto ne hai 19, in realtà io ne ho 31 di anni. 30, devo dire sì. Che negli ultimi soltanto, cioè davvero in anni davvero recenti, riesco di iniziare a percepire questo processo di crescita e pian piano di maturità, che sempre rimanendo con estrema, ripeto, sincerità, avevo detto che questa voleva essere una chiacchierata un po' più personale, con estrema sì, e lo dimostra il fatto che sono venuto in queste condizioni, dicevo in maniera molto, molto onesta e sincera, è un processo che ancora continua a coinvolgermi, nel senso che sento che ancora ho abbastanza da imparare, da un punto di vista insomma anche personale, no? Di crescita personale, caratteriale, e quindi immaginiamoci come posso aver affrontato, ecco, questo percorso magari 5, 6, 7, 8, 10 anni fa. Quindi sì, l'Enrico di 10 anni fa era molto, molto diverso, e pian piano durante gli anni grazie anche appunto agli errori, grazie appunto ai tanti poi consigli, perché per fortuna negli hai avuto anni dei mentori. Esatto, questo è molto, molto importante. Ecco, si riesce a capire. Poi dei mentori che in realtà, sai, anche qui lo sono tuttora, un paio di mentori a cui faccio riferimento, ma non sono dei mentori dichiarati, no? Nel senso che non ho purtroppo, non lo so, insomma, non mi è mai capitato di dire, ecco, lui è il mio mentore, succede qualcosa, vado a chiedere a lui in questo caso. È sempre stata un'esplorazione. E questo forse è stato il motivo che mi ha portato a prendere, ripeto, qualche batostina, che però ancora è stata utilissima. Caratterialmente sì, poi gli aspetti legati al rischio imprenditoriale, alla leadership, quelli comunicativi, sono aree che pian piano andiamo a puntellare, ripeto, ma secondo me occorre affrontare tutto davvero senza nessun senso di urgenza. Parlo molto con appunto ragazzi anche alla tua età. Questo giro di cui ti parlavo all'inizio, che ho fatto diversi mesi fa, ormai era appunto in tantissime scuole, università, anche in camere di commercio, però in la maggior parte erano appunto scuole università, tutti sono stati quasi 35 incontri, ed è stato bello confrontarsi con tanti giovani, e spesso il punto di domanda è quello, legato a dire ok, ma devo un po' capire qual è la mia direzione, eccetera, quando poi magari anche privatamente diversi ragazzi mi chiedono, ecco, secondo me è importante agire con un senso di urgenza verso quello che è, insomma, la scoperta delle nostre capacità, del nostro percorso, però anche con la consapevolezza che abbiamo tempo per farlo, nel senso che non dobbiamo necessariamente avere tutte le risposte adesso, e lo dico ancora, ripeto, avendo 31 anni e avendo tante risposte non chiare, ed è bellissimo quando inizieremo a vivere in maniera comfortable, in maniera comoda, vivendo in realtà fuori dalla nostra zona comfort,
è secondo me lì che inizieremo davvero a crescere e a raggiungere tanti risultati. Bellissima questa cosa che hai detto, perché hai detto una cosa che in realtà rappresenta ora quella che è il percorso e il momento in cui si trovano molti giovani, ovvero hanno questa angoscia, quest'ansia di fare tutto subito, e mi ci sono ritrovato, diciamo, anch'io in questa cosa di trovare per forza subito la risposta. Mentre, come hai detto tu, se vogliamo è una questione di atteggiamento, cioè di attitudine verso le sfide, verso i problemi, che non deve essere appunto orientata a trovare subito la risposta, ma deve essere più convivere con quella situazione non tanto comoda, e sapere che alla fine il bello è trovare piano piano le risposte e piano piano la propria strada, ecco. Sotto questo punto di vista, quali sono stati gli ostacoli o comunque anche le batoste? Perché ora abbiamo parlato di queste situazioni che appunto ti hanno insegnato tanto. Quali sono state e cosa ti hanno insegnato? Come ti hanno fatto migliorare? Guarda, allora, dal punto di vista, diciamo, faccio due sfere, ok? Le facciamo interessanti. Dal punto di vista startup imprenditoriale e poi da un punto di vista di crescita, diciamo, personale, interpersonale. Dal punto di vista la calma è la virtù dei forti, dice Marcel Duchamp. Meditazione e azione. Vai, vai. Sì, ora magari poi quello ci andiamo anche su quelle tematiche là. La meditazione. Perché poi le tocchiamo. Dicevo, ti dico la batosta che ho preso, dal punto di vista imprenditoriale, poi quella dal punto di vista personale. Personale, sì. Quella imprenditoriale, startup, è stata appunto questa primissima startup che abbiamo creato con un team davvero spettacolare, perché avevo coinvolto anche dei nutrizionisti da mi sembra Stanford University, avevo un team internazionale, italiani, appunto cinesi, avevo coinvolto un esperto di digital marketing che faceva digital marketing per il brand di CR7, Cristiano Ronaldo, quindi avevo costruito un team incredibile, cioè un team che diciamo, caspita ragazzi, qua spacchiamo, però purtroppo eravamo davvero, almeno per quanto mi riguarda, che gestivo il team, che era un po' il team leader, ero davvero ai primi anni e io appunto non ho fatto una business school qualcosa, sì, l'innovazione l'abbiamo studiata a scuola, però è diverso per andarla a mettere in atto, e quindi l'errore è stato quello di innamorarsi della soluzione, e questo è quanto cerco davvero di ripetere in più contesti, non soltanto quello del mondo imprenditoriale. E diciamo l'aspetto interessante è stato quando ho capito che in realtà occorre davvero innamorarsi del problema più che della soluzione. Perché questo? Perché se siamo innamorati, e qui potremmo anche contestualizzare con l'attualità appunto economico-politica di questi giorni, se siamo innamorati della soluzione, come lo ero io con la startup, questa startup era un'applicazione, un'app appunto legata a un piano di nutrizionale, nutrition, eccetera, sono sempre stato appassionato di palestra, di alimentazione sana, eccetera, e quindi alla fine abbiamo costruito questo prodotto esattamente come ce l'avevamo in mente noi, pensando che fosse esattamente l'app. Senza consultare il mercato. Voluto. Sì, vabbè, il mercato si consultava, però ecco, non eravamo mai soddisfatti, almeno per quanto mi riguarda, non ero mai soddisfatto del risultato, volevamo sempre migliorarla con ulteriori opzioni, ulteriori caratteristiche insomma dell'app, volevamo dare anche all'utente la possibilità di fare questo, quell'altro, e insomma è questo processo che in realtà è durato per diversi mesi, ma mesi in cui non che adesso il parrucchiere a cui ho parlato appunto ieri per prenotare, come ti dicevo, il taglio la prossima settimana, mi ha detto no, io da mezzogiorno, anzi dall'una alle 4 faccio pausa pranzo. Io ho detto caspita, ma com'è questo pausa pranzo? Cioè, ci lamentiamo tutti che ovviamente la crisi ci sta batostando tutti quanti, e questo fa 3 ore di pausa pranzo. Io immaginavo che questi facevano davvero orario continuato. Ecco, e noi facevamo una sorta di orario continuato pazzesco. Ora non dico che non è importante fare le ore di pausa, perché immagino che ovviamente il proprietario del salone dovrà anche, come dire, coordinare il tutto con degli assistenti e tutti che sono lavoratori, ed è bene che abbiano le ore di pausa. Però mi chiedo anche, magari, ecco, se in quelle 3 ore non riusciamo a fare 3 tagli in più, se c'è un assistente, ogni taglio comunque, non so quanto costa, 20 euro, 30 euro, ecco, se riesco a condividere in ottica, no,
di incentivo, in ottica imprenditoriale, parte di quello che facciamo noi in quelle 3 ore lo do come incentivo al lavoratore, sono convinto che un paio di ragazzi che si vogliono fare quelle 3 ore di pausa di pranzo li trovo, e come, se poi li moltiplichiamo per 7 giorni a settimana, ecco, vediamo che abbiamo di colpo tirato fuori un nuovo giorno lavorativo dalla settimana, magari in questa fase di crisi in cui tutti siamo chiamati a grandi sacrifici, lo saremo chiamati ancora a sacrifici più ingenti, adesso lo vedremo nei prossimi mesi. Però ritorniamo alla startup, ecco, erano giorni in cui, mesi in cui si lavorava come i pazzi, che non dico che sia una cosa giusta, però era come noi vivevamo, come forse ancora io continuo a vivere l'imprenditorialità. Alla fine sta startup non l'abbiamo mai lanciato, il prodotto non l'abbiamo mai lanciato, e io sono arrivato a un punto proprio psicologicamente dove mi sentivo proprio bloccato, non riuscivo a portare avanti il tutto, mi sentivo quasi sdegnato dall'idea di dover aggiungere una nuova caratteristica all'app, a fa questo, quello e quell'altro, e quindi alla fine, ecco, questa iniziativa a startup è fallita miseramente. È proprio perché l'errore principale è stato quello di innamorarsi di questa soluzione senza mai invece guardare l'aspetto del problema che stava dietro alla soluzione. E poi alla fine questo mi ha portato, insomma, a un periodo in cui ho iniziato davvero a interrogarmi, a cercare di sempre lì con questa voglia che dicevo prima di voler fare, però sempre, ecco, ricordato le parole di questo grande master, insomma, un mentore che per me è stato importante. Che mi ricordo mi diceva sempre Enrico, slow down, mi diceva sempre calmati, rilassati, mi diceva sempre no matter what, keep smiling, e questo quindi non è importante quello che accade, intanto slow down, rilassati e continua davvero a sorridere, e queste continuavo a ripetermi un po' queste parole, e quindi per diversi periodi di intervallo sono stato sicuramente lì anche a cercare di staccare la spina completamente e appunto a rallentare il processo, a liberare la mente, ed è stato poi lì che pian piano le cose sono iniziate a cambiare. Professionalmente, personalmente, le batoste, che sono anche quelle che continuo a prendere magari dalle persone più senior, dalle persone più avanti. Belli, sì, perché ecco, delle batoste con frasi, azioni, eccetera, dove mi ricordano che è bene che, come dire, bisogna contenere la nostra esuberanza, bisogna contenere la nostra voglia di fare, la nostra voglia di dire qualcosa, bisogna imparare, ecco, se c'è una cosa che in questi anni pian piano, non dico negli ultimi 10 anni, proprio negli ultimi anche forse mesi, se c'è qualcosa che sto pian piano imparando, che Enrico pian piano sta capendo quando deve stare zitto, quando deve ascoltare, quando deve attendere. Questa è una cosa, ripeto, che ti sto raccontando così a te e agli amici che sono qui connessi in maniera molto trasparente. Però ecco, non è semplice districarsi in questo ambiente, anche perché non ci sono certezze, tutto sta davvero a quello che riesci a produrre in 24 ore, no? Della tua giornata, come riesci a organizzare le tue ore, insomma, e a bilanciare il tutto. Sì, importantissimo il time management. Sì, tra l'altro mi hai fatto pensare a Sun Tzu, ecco, a proposito di Oriente e del mondo Cina, Giappone, più che altro Cina. Sun Tzu, libro L'arte della guerra, dove appunto, non so se l'hai letto, se ce l'hai presente. Ce l'ho ben presente, ce l'ho sotto il terreno aperto ancora, sorridendo ecco. Questo fatto. Ecco, perfetto. Vi faccio vedere, non dico una cavolata. Preso No. Infatti, preparata sta cosa. Guarda un po', infatti, proprio perché quello che dici è un po' ciò che esprime quel libro, che è un libro che è stato scritto per la guerra, cioè per appunto delle strategie di guerra, ma in realtà nel mondo del business, dell'imprenditorialità, viene applicato tantissimo per i suoi concetti. E appunto è pazzesco che tu lo stia leggendo, perché in effetti dice proprio questo, del fatto che un generale, che poi si può anche tradurre come manager, deve sapersi prendere dei momenti in cui fermarsi, perché appunto in quei momenti analizza l'ambiente, il territorio circostante, che in questo caso sono le persone, sono il mercato, sono i clienti, sono tutti quei meccanismi che intanto accadono mentre noi in realtà siamo impegnati a cercare di risolvere il problema, mentre in realtà cambia tutto e noi non ce ne accorgiamo. Quindi appunto questo discorso qui.
Guarda, insomma, il fatto che tu dica che quanto appena detto ti ricordi il libro, ecco, ti dimostra che davvero lo sto proprio rinfrescando in questo momento ed è straverissimo. Però bisogna anche essere onesti, perché qua non dobbiamo vendere fumo. Bisogna essere onesti e dire cosa? Bisogna essere onesti e dire che dobbiamo avere la possibilità di farlo. Perché, ecco, forse tu a 19 anni puoi farlo, tante altre, insomma, persone, forse a questa età, più giovani, possono farlo, però si arriva poi a un momento in cui, un momento della nostra vita, dove effettivamente non possiamo più fermarci, che se ci fermiamo di cosa mangiamo? Cioè, mi spiego. Io devo dire che nel mio percorso, la mia fortuna, la contingenza è stato il fatto che ho iniziato nel mondo delle multinazionali e, diciamo, per diversi anni ho avuto, diciamo, dei pacchetti molto competitivi. Infatti, gli ultimi 2 anni prima di dedicarmi full time, insomma, alle mie startup, sono stati spesi da parte mia da general manager, da direttore generale di questo brand di lusso europeo che in Cina aveva più di 100 punti vendita. Quindi, diciamo che la possibilità di fermarsi un attimo, rallentare, dire sai che basta, non vado più in ufficio. Che ovvero la startup, eccetera, cerco di rallentare, cerco di capire dove sto sbagliando, dove possiamo davvero porre l'attenzione, eccetera. Questa fase di riflessione, dire sai che non è che sto a letto tutto il giorno, ma dire mi alzo presto al Sì. mattino e vado in palestra e sto tutto il giorno in palestra, oppure faccio le altre attività, oppure vado e cammino come un pazzo in una grande metropoli come Shanghai. Ecco, queste cose le ho potute fare. Per contingenza, per fortuna, perché ovviamente potevo rifarmi su dei risparmi. Quindi non è qualcosa che possiamo così permetterci in qualsiasi fase della nostra vita, così come immagino non potremmo farlo se abbiamo 35 anni, non è il mio caso ancora, ma se abbiamo magari ancora una famiglia a carico. Ecco. Quindi bisogna essere anche realisti quando parliamo. Sicuramente avere l'opportunità di rallentare, magari anche soltanto dire ok, rallento. In questa sorta di voglia, no? Di esuberanza è importante farlo, però ecco questa fase di questo processo, no? Dove rallentiamo, magari può essere affrontato anche in maniera così di processo durante le nostre normali attività. Però una cosa molto importante, qui richiamando appunto l'arte della guerra di Zhu, è importante la pianificazione. Sembrerebbe banale, ma è importante in qualsiasi. Almeno ragazzi, per me lo è per qualsiasi attività che svolgo, perché il processo, cioè come arrivare dal punto A al punto B, mi aiuta, chiarisce esattamente cosa devo fare per raggiungere un risultato. E se poi iniziamo a vedere i sogni come risultati con un obiettivo cadenzato, e allora è lì che davvero, come dire, iniziamo a trasformare quello che magari può essere un sogno, sogno di fare questo, in dire sai che no, deve essere un Un obiettivo definito. progetto. Quindi il sogno rimane tale se ovviamente non ha un piano d'azione, però un sogno diventa obiettivo quando riusciamo a disegnare Viene attorno a quel pianificato, sì. sogno un piano d'azione. Sì, a proposito di pianificazione, l'altro giorno parlavo proprio con un mio amico che mi diceva questo. Senti, ma se devo fare questo progetto qui, devo portare a termine questo task. E non trovo il tempo e io le ho detto appunto, ma forse il problema non è nel fatto che tu ti stia dedicando al task. Sì, ok, fai bene a metterci appunto la tua voglia nel risolvere questo problema, però non ti stai dedicando a capire come pianificare, quindi prima di entrare in azione capire ciò che devi fare, perché forse avevo sentito da qualche parte questa cosa che dice che ogni minuto speso in pianificazione, alla fine è un'ora risparmiata in fase d'azione. Quindi quello che dici è importante sotto questo aspetto, cioè non buttarsi dentro perché presi, non lo so, dall'esuberanza e dalla voglia di fare. A proposito di, se vogliamo, atteggiamento e del fatto di essere un po' esuberanti, hai notato in Cina magari un atteggiamento diverso sotto questo aspetto, ovvero i cinesi magari sono più ponderati, c'è una differenza, se vogliamo, tra Italia di comunicazione, di relazionarsi con gli altri sul posto di lavoro, sotto questo aspetto? Diciamo, dal punto di vista culturale vi è un approccio davvero molto diverso, perché in Cina si tende tanto, c'è il concetto appunto della faccia, no?
che in cinese si dice la mienze, no? La faccia, quindi vi è davvero la grande attenzione a cercare di mantenere questa faccia nei confronti della famiglia, nei confronti dei genitori, nei confronti della società, nei confronti dei colleghi di lavoro. E quindi questo comporta la società cinese a agire sotto tantissimi schemi complessi socio-comunicativi. E che c'entra la sociologia? C'entra tanto invece, perché credimi che non è stato semplice gestire, quando per esempio l'ultimo ruolo che ho avuto in corporate è stato in questa grande multinazionale, e dove il team che mi è stato messo in mano di oltre 100 dipendenti erano tutti cinesi, e tra l'altro le persone, cioè senior del mio team, che ovviamente riportavano a me, erano anche molto più grandi in età di me, erano local, quindi erano cinesi, shanghainesi addirittura, e soprattutto stavano in azienda, c'erano anche persone che stavano in azienda da 10 anni, quindi si vedono arrivare sto giovanotto, giovane, straniero, appena arrivato in azienda, eccetera, e lo inquadrano come il loro capo, magari loro stanno lì da anni ad ambire, a ricoprire il ruolo appunto a general manager. Questo mi ha portato tantissime difficoltà nella gestione del team, ne ho dovuto fare fuori davvero una buona parte, almeno un buon osso del 20-30% del team. Ho iniziato a costruire un nuovo team che pian piano stesse attorno alla mia figura, al mio ruolo, in modo che potesse facilitare il mio lavoro, altrimenti non avrei mai... Ti mettevano i bastoni tra le ruote o a livello di comunicazione, in cosa? Ma lì, certo che è così, ma tantissime anche con cattiverie. Per questo dico, guarda, davvero, cioè il mondo non è, come dire, il mondo corporate non è tutto così, la Cina non è tutto così, però ripeto, ci stiamo raccontando con estrema sincerità, e quindi ti dico che le sfide esistono nel mondo del lavoro, in realtà piccole e grandi, e le sfide esistono, sì, in questo caso sono sfide politiche, ovviamente, perché ovviamente anche in una grande azienda si fa politica, è come in tutte le organizzazioni c'è questo aspetto, si fa strategia politico. No, e quindi capire un po' quali sono le varie correnti, quali sono, come certe frasi vanno dette, come certe azioni vanno comunicate, come anche una task, un ordine ad un team che sta sotto, eccetera, deve essere in qualche modo trasmesso. Questo accade in tutto il mondo, esatto, come dice... Forse in Cina di più. In Cina per questo, diciamo, aspetto culturale. L'aspetto culturale, ripeto, è qualcosa che ha un certo peso all'interno degli schemi aziendali, però ecco, dall'altro lato, da un punto di vista imprenditoriale, poi c'è anche questa grande esuberanza, no, del mercato, perché in Cina quando vi è un'idea, diciamo, promettente, poco dopo è già copiata da 100 altri player che in qualche modo riescono anche a migliorare quello che è il tuo prodotto. E questo è spettacolare, perché il concetto di innovazione è molto legato al concetto di competitività, e noi viviamo la competizione in maniera negativa, invece la competizione è qualcosa di estremamente positivo, perché quando riusciamo davvero a competere, siamo liberi di innovare, di creare, anche di copiare un'idea e migliorarla, questo ci sfida, no? A cercare di fare il nostro meglio. Quindi questo mantiene molto alto quello che è l'input che noi portiamo in quello che è il processo di innovazione, che poi, ripeto, sta cosa innovazione che deve sembrare una cosa distante, fredda, lontana da noi, si tratta di una nuova soluzione a un problema esistente. Quindi per questo poc'anzi dicevo dell'importanza di partire da un problema in sé, e questo lo vediamo anche in tutte quelle che sono le sfide che affrontiamo quotidianamente, lo vediamo anche nello scenario politico, non sono cose lontane da noi, ci toccano. No, come. Infatti, sì. Questo decreto rilancio approvato dopo tante sfide, contro sfide, richieste identitarie. Che vuol dire questo? Vuol dire che si è innamorati di una soluzione, non del problema. In questo caso, aspetti identitari di un partito anziché di un altro, che portano ovviamente a rallentare la macchina istituzionale. Se la macchina istituzionale rallenta, i soldi noi non li vediamo, e quindi magari domani riusciamo a comprare il pane e il latte, come è accaduto già da diverse settimane. Questo, diciamo, non è esploso con grandi rivolte sociali solo e soltanto perché si è attivata quella parte supporto da parte della supporto solidale da parte della collettività, con tantissime bellissime iniziative che senza le quali
saremmo arrivati davvero a una serie dispiacevoli accadimenti, appunto, di cui ne parlavo tra l'altro in uno dei pezzi che scrivo ogni domenica nella newsletter. Nella newsletter, sì, che infatti vedo che è presente, da ora, o meglio, da questi giorni sto anche vedendo anch'io, quindi è un nuovo membro della tua newsletter. A proposito di questo, Enrico, quanto è importante, se vogliamo, a proposito anche di cultura, tu che vieni dalla Sicilia, quindi comunque una terra ricca di cultura, che è sempre stata un po' in mezzo tra gli arabi, tra diverse anche popolazioni, quindi se vogliamo la contaminazione è importante. Sembra che non c'entra niente quello che sto per dire, però quello che voglio dire è siamo arrivati appunto a non avere rivolte sociali, anche comunque a comportarci in un certo modo grazie alla cultura, che è qualcosa che molti di noi non considerano. E appunto tu che sei siciliano, una terra dove appunto c'è stato Pirandello, quindi dal punto di vista culturale ricca di questi sviluppi. Quanto credi che la cultura sia importante, ma soprattutto come è la cultura? In che modo la cultura va ad intersecarsi col mondo economico e come lo influenza? Ti racconto una storiella proprio qui, non lontano, in questo caso sono in Sicilia ancora, sono vicino Palermo. A un certo punto, ripeto, prima del lockdown, mi sono trasferito dalla città, appunto in provincia, in collina, tra Palermo e Cefalù. E quindi vedi, sono tante villette nei paraggi. Qualche giorno fa, è stato quando ho fatto la mia prima passeggiata dopo la riapertura, praticamente ho notato che c'erano dei lavori in corso in una di queste villette accanto. E c'erano insomma degli operai che stavano lì lavorando, eccetera, senza distanziamento, senza mascherine, per carità. E lì passando ho iniziato a chiacchierare, no? Io purtroppo gli amici miei continuano a dirmi che io riuscirei a parlare anche con le statue, con le pietre, perché purtroppo ho questo difetto che non riesco a non socializzare, non riesco a non parlare agli estranei, te lo giuro, ma guarda in una maniera proprio molto diretta, anche in metropolitana, sai quando mi ricordo. Andavo all'università, io ero professore, guardavo così, attaccavo a parlare in maniera molto sfacciata. Stranieri, italiani, Dai subito inglesi, chiedevo. confidenza. Comunque, Morella Paola, mi sa parlare con questo ragazzo che in realtà da qualche anno in più di me, 36 anni, si chiama Luca. E Luca mi dice: no, io non ho mai voluto studiare, mi dice Luca. Cioè, Luca, che vuol dire? Luca mi dice: io non ho mai preso la storia, insomma, cioè non ho mai preso la scuola per qualcosa di importante, non ho mai studiato. E quindi, e lì io pensavo a cosa? Mi è venuto in mente un dato che tra l'altro ho riportato proprio nell'ultima newsletter di cui parlavo, dell'istruzione 4.0. E qui si collega appunto a questo aspetto tuo, che richiami dell'importanza dello studio e della cultura. Un dato che dice che in Sicilia il 40% della popolazione, questo in realtà è un dato molto negativo a livello nazionale, ma in Sicilia ancora di più, il 40% della popolazione risulta essere NEET, che vuol dire appunto la parte della popolazione che non studia, non si forma e non lavora. È in un limbo, Ma diciamo. Luca ovviamente a 36 anni lavorava, fa l'operaio, il muratore, ma lo fa in nero. Ora, ovviamente, Luca è considerato un NEET perché per lo Stato Luca non lavora, non ha un lavoro retribuito ufficialmente, non è messo in regola, non ha una sua azienda, non sta studiando, non si sta formando, quindi lui è un NEET. E quindi io mi sono chiesto, ho detto, vedi, ma ora lui sta facendo un'attività illegale perché comunque sta facendo dei lavoretti in nero. Però quando noi parliamo il lavoro in nero, il lavoro sommerso, no? Le tasse e quant'altro non pagate, eccetera, eccetera. Se noi andiamo a colpire un soggetto come Luca, che sarebbe giusto, cioè nella logica, cioè, i miei genitori sono dipendenti pubblici, pagano le tasse alla fonte, mi spiego, quindi sarebbe giusto che lui, cioè, perché devi evadere con questi lavoretti? Però se andiamo a colpire Luca, così come tante altre persone che ovviamente lavorano e campano di questo, ovviamente andremo a colpire una parte della società che si arrangia, no? Che esce di casa al mattino per magari farsi 50 euro al giorno, cercare di andare avanti con una famiglia, con magari figli e figlioletti. Però io ho anche pensato, vedi, ma se Luca fosse stato inserito in un sistema di istruzione, che magari ha soltanto la metà delle caratteristiche che richiamava in questa istruzione 4.0, quindi un'istruzione che non è basata su tanta teoria, ma che dà anche la possibilità agli studenti di scoprire discipline e ambiti
ambiti di impresa, manageriale, attraverso tante robe chiamate appunto il project-based learning, tante metodologie, però ci sono, non voglio stare qua a farla lunga, però ecco, se lui fosse stato inserito in un percorso di istruzione molto diverso rispetto a come la scuola o l'università è strutturata in Italia, in tante altre parti del mondo in realtà, ecco, sicuramente Luca avrebbe avuto un modo di esprimere il suo valore in maniera molto diversa e magari 20 anni dopo, quindi aveva 16 anni, 20 anni dopo ne ha 36, non si sarebbe trovato ad essere un NEET, quindi a non contribuire in nessun modo a quella che è la collettività, senza pagare le tasse, senza studiare, senza formarsi, senza avere un lavoro ufficiale, e al contrario sta facendo l'operaio in nero, quindi comunque soggetto alla fortuna di questi lavoretti. Sì. Appunto giornali. Quindi questo ci lascia davvero comprendere quella che è l'importanza del settore istruzione. È un altro esempio che chiamo sempre in questo caso, è quello della Spagna e della Finlandia, che a inizio del Novecento erano uguali, erano paesi in via di sviluppo, erano analfabetizzati, però se guardiamo poi sotto la lente di ingrandimento la Finlandia e la Spagna già 50 anni dopo, nel 1950 al 1970, vediamo che già nel 50 c'era un livello di alfabetizzazione completamente diverso, la scuola secondaria era molto diffusa in Finlandia e non lo era in Spagna, e già vedevamo un paese che economicamente iniziava a crescere tanto, la Spagna non cresceva tanto quanto la Finlandia, e se lo guardiamo insomma molti anni dopo vediamo anche un reddito pro capite molto diverso rispetto appunto ai cittadini e gli amici spagnoli rispetto a quelli finlandesi. Quindi insomma sì, l'istruzione è un aspetto molto importante di quella che è la produttività industriale di un paese, che è quella che poi porta al prodotto interno lordo, che poi porta a quella che è il benessere che noi tutti viviamo e percepiamo di questa roba chiamata economia, che in realtà ne fa parte anche tu, io e tutti quanti noi messi insieme. Sì, sì. Intanto faccio un saluto a Ilenia, che appunto ha detto: ma se ti ho trasmesso l'amore per la Sicilia. Quindi un saluto ad Ilenia, che è appunto pugliese come me, però grande fan della Sicilia. A proposito di istruzione, Enrico, un saluto. A proposito di istruzione, io proprio oggi stavo pensando questo, il fatto che l'istruzione in Italia è, ok, una forse delle migliori a livello europeo, sotto certi aspetti, però pensavo proprio al fatto che noi italiani abbiamo questa mentalità verso l'istruzione e che appunto l'istruzione anche sotto questo aspetto ci dà, del fatto che il voto che teniamo, che il nostro successo scolastico è in realtà già indicatore di quello che faremo nella vita, del fatto che avremo successo, e magari chi invece avviene, se vogliamo, resta più in una fascia intermedia di quello che è il percorso scolastico, viene identificato come uno che in realtà non avrà un ruolo molto chiave, un ruolo importante all'interno poi del sistema economico e lavorativo. Cosa cambieresti o cosa credi che di cui abbia bisogno il sistema di istruzione italiano sotto questo aspetto? C'è bisogno di un cambiamento di mentalità? L'istruzione dovrebbe preparare meglio, se vogliamo, i giovani, e dovrebbe cambiare sotto questo aspetto, essere magari più dinamica. Allora, la parola chiave che utilizzerei oltre al dinamismo è contaminazione. Che vuol dire? Intanto vorrei precisare una cosa, che in Italia, lo dicevo oggi in una mia storia che ho pubblicato, c'era questo ragazzo che mi scriveva, non lo chiamo per nome, insomma, l'ho anche oscurato nella storia che ho ricondiviso. Appunto, lui diceva: ecco, questo Enrico, mi chiedevano dopo queste email che ho mandato la scorsa settimana in questa newsletter, molti mi hanno scritto: Enrico, ci spieghi meglio cos'è questo project-based learning, no? E quindi ho iniziato a spiegare questa roba qua, che poi, come lui giustamente diceva, insomma, Enrico, è quello che molte persone chiamano volgarmente il learning by doing, no? Imparare facendo. E mi diceva: purtroppo è vero quello che dici, perché il nostro sistema educativo è un po' medievale da questo punto di vista, e c'è tanta teoria e metodologie del genere non sono applicate. È vero anche che ci sono tantissime realtà invece in Italia, bellissime realtà, eccellenze accademiche in tutta Italia, che cercano invece di sforzarsi. Questo lo fanno sia i singoli docenti che anche singole scuole e università, attivando tantissimi laboratori, proprio andando in questa direzione. Tuttavia, questo impulso deve venire un po' dall'istituzione. Cioè, noi dobbiamo davvero sforzare. Perché l'istituzione? Perché ovviamente se i singoli docenti, io insegno all'università, ci insegno da quasi 5 anni. Nel mio corso che faccio alla New York University, io do, porca miseria, io non ho accettato il corso, appunto, il primissimo corso che mi è stato offerto 10 anni fa,
dice: ok, d'accordo, guarda, perfetto, datemi un po' il materiale accademico. Cioè, io ho accettato una sola condizione, che mi facessero fare quello che cavolo volevo io nella mia classe. Cosa ho combinato? Ho creato un programma che era, dove non ti nascondo che nelle prime settimane che ero alla New York University, quindi comunque una delle più prestigiose università al mondo, e io avevo nelle prime settimane avevo sempre questi docenti che venivano sbalorditi a spiare tutto durante la mia classe, e te lo giuro, avevo paura, perché ovviamente dicevo, questi ora magari piglia, mi licenzia e mi mandano a casa, quindi ho rischiato tanto. Perché? Perché avevo la porta e vedevano che gli studenti erano seduti per terra. Alla New York University in classe siete seduti per terra con la musica accesa alle casse? Ma che sta succedendo? Inaccettabile. Mi ha scatenato una sorta di dice, ma questo che pazzo? Questo? Ma certo, che classi faccio? Insegno imprenditorialità. Come insegni imprenditorialità ai ragazzi, secondo te? Standomi dandogli libertà. 8 ore al giorno insegnando teorie e cose. Dobbiamo fare la pratica, dobbiamo applicare un sacco di strumenti e tecniche che vengono prese in prestito appunto dal mondo imprenditoriale, che, come ti raccontavo, mi ha batostato tanto e tanto, prese in prestito dal mondo manageriale. Quindi la parola contaminazione è strafondamentale in questo senso, e se non impariamo a davvero a contaminare e a unire questi due mondi, quello del lavoro, quello dell'istruzione e quello del fare, non uscivo mai da questo grande problema. Quella della transizione scuola-lavoro è qualcosa di straordinariamente importante, ma non perché lo dico io, ma perché tutti i docenti, tutti i dirigenti scolastici delle 35 scuole in cui sono stato appunto negli ultimi mesi, da nord a sud, da Bergamo, Milano, Roma, Valmontone, da Napoli a Palermo, a Messina, a tutti i piccoli centri, grandi e piccole e medie città, tutti non hanno fatto altro che ripetere la stessa cosa. Come possiamo favorire questo legame tra mondo della scuola, formazione e mondo lavoro, sia a livello scolastico sia a livello accademico? E ci sono tantissime accademie private a livello nazionale, a livello internazionale, e ci lavoro, quindi posso dirtelo e confermartelo, che adottano delle metodologie straordinariamente importanti, d'eccellenza, belle. L'aspetto, diciamo, particolare è che ovviamente sono multinazionali, quindi sono viene dal settore privato, quindi non è la scuola pubblica, è il pubblico dove interviene, spesso a livello regionale, dando queste borse di studio, quindi comunque c'è la mano dello Stato, ma attenzione, è una mano di sostento, quindi comunque dà assistenza, assistenzialistica, non mi viene la parola. Non serve l'assistenzialismo, non serve la borsa di studio che possa permettere al ragazzo di partecipare all'Academy di quella multinazionale, no. Serve investire quel denaro in politiche di riforma che vanno a ristrutturare quella che è la scuola pubblica. Mi spiego? Quindi non serve l'assistenzialismo, ma serve il coraggio di dire, sai che investo queste risorse perché credo in un sistema diverso che non porterà risultati subito nel prossimo mandato, quando poi sarò chiamato io a essere giudicato dagli elettori, ma porterà risultati tra 10 anni. Perché se io do l'assistenzialismo, se do io il reddito di cittadinanza, se do la borsa di studio al ragazzo che va a partecipare... Risolvi il problema solo in quel momento. Perché si vanno a prendere 800 euro al mese di borsa di studio, mi spiego? E quindi questo cosa vuol dire? Che al prossimo mandato elettorale ovviamente io ho il favore della mia popolazione. Ma in questo modo non stiamo facendo bene. Non stiamo facendo bene né ai giovani, né a quelli del nord, né a quelli del sud. Perché la questione meridionale è qualcosa che impatta anche gli amici che stanno su, perché non riescono ad esprimere il potenziale di competitività che li sta portando più in basso rispetto ai paesi europei. Quindi è qualcosa davvero che impatta l'Italia da sud a nord, da nord a sud, passando dal centro. Una cosa che riguarda soprattutto noi giovani, che dobbiamo battagliare. Vorrei anche costruirmi una famiglia tra 2, 3, 4, 5 anni, vorrei costruirla anche tu. Cosa farai tra 5 e 10 anni? Che lavoro farai? Come te la costruisci una famiglia? Queste sono le tematiche di cui bisogna davvero parlare, affrontare e farlo con coraggio. Quindi non guardare all'assistenzialismo, ma guardare al contrario, pretendere risposte che magari possono essere legate a quello di un'opportunità legata al mondo del lavoro, a dell'istruzione, ma non risposte d'assistenza. Ecco. Guarda, discorso molto chiaro. Però guarda, sono cose che tocco con mano tutti i giorni. Ma si vede che sei molto preso, ci tieni proprio, le tieni a cuore. Anche perché tu sei, anche se non sbaglio, ministro, hai un ruolo nel ministro degli esteri, quindi alla fine sei in Cina, ma l'Italia è comunque, diciamo, pane quotidiano.
il rapporto con l'Italia. Un ruolo nel mister. Ho l'opportunità di collaborare appunto con un paio dei nostri ministeri, supportando un paio di programmi appunto legati a innovazione, innovazione, trasferimento tecnologico e cooperazione scientifica, sì. Guarda, c'era il commento sempre della nostra cara Elenia che dice: posso fare una domanda off topic? Certo, Elenia, può fare, ti diamo carta bianca, noi siamo pronti a tutto, ci adattiamo. Vai, a qualunque cosa. Ciao Salvo, anche ciao a tutti quelli che sono connessi intanto. Ciao. Dai, Ale, fate domande, interrompeteci. Sì, abbiamo tra l'altro meno di 5 minuti, quindi proprio molto, molto. Ah, ecco, la domanda del secolo. Ebbene, in effetti abbiamo un siciliano oggi, quindi arancino o arancina? Arancino o arancina? A Palermo mi sa che si dice arancina, a Catania arancina, io dico arancin. La Roma in realtà che ha fatto le arancine. O gli arancini qualche settimana fa, proprio nella sua storia ha messo arancin e ha lasciato la risposta all'audio. Taglia il problema. Tagliamo il problema, sì. Dipende dove la mangi. Se la mangi a Palermo diremo l'arancina, se la mangi a Catania diremo l'arancino. Bene, bene. Vabbè, poi in realtà su questo possiamo aprire una parentesi infinita, cioè non solo sulle arancini, su tutto, appunto, prima parlavamo di cultura, alla fine il cibo è cultura, la musica è cultura, non solo l'arte, non solo la letteratura. Ringraziamo Ilenia per la domanda. Poi magari facciamo un'altra diretta con Enrico dove parliamo solo di questo, cuciniamo anche e mangiamo insieme nella live. Ascolta Enrico, noi abbiamo parlato alla fine di Forbes e quindi più che parlare, magari scommetto che te l'hanno già chiesto un sacco di persone, Forbes, la classifica, questo riconoscimento, io ti volevo chiedere qual è ora la tua sfida per i prossimi anni, come vedi diciamo il futuro, quindi qual è la tua visione, dato che appunto sei molto nel mondo dell'innovazione. In chiusura. Ho tante sfide, diciamo che in questi ultimi anni sono riusciti, le riassumo in una grande azione. Negli ultimi anni sono riuscito a trascorrere tanto tempo in Italia, quindi comunque a vivere tra l'Italia e la Cina. Negli ultimi anni sono riuscito poi anche grazie al mio lavoro, anche quando sono in Italia, a lavorare appunto con le nostre istituzioni, con le nostre aziende, con insomma tanti amici insomma in Italia. La grande sfida è quella adesso di riuscire pian piano a fare dell'Italia la base principale e riuscire invece poi a spostarmi su necessità. Infatti non a caso proprio negli ultimi anni ho avviato un paio di attività imprenditoriali proprio in Italia e quindi adesso diciamo riesco un po' a gestire il lavoro delle aziende che ho in Italia, tanto quelle che sono in Cina. Quindi la prossima grande sfida sarà, magari appunto il Covid ci sta dando già un'opportunità, che comunque sono qua ormai da diversi mesi, sarà appunto quella di spostare la base permanente in Italia, che era un po' l'obiettivo, è stato un po' il motivo in cui sono andato via 10 anni fa in Cina, andato via appunto con l'intento di andare ad acquisire delle competenze che 10 anni fa quel mondo innovazione non è difficile da acquisire in Italia e di cercare poi di portare questo valore direttamente cercando di impattare le persone che stanno attorno a me, la comunità di riferimento. Quindi diciamo che la prossima grande azione sarà quella di spostare in Italia la base e ripeto, probabilmente già sta accadendo proprio in questi mesi. Perfetto, grazie Enrico, io ti auguro appunto di continuare così, di continuare a portare a termine le tue sfide, i tuoi obiettivi. Ringrazio chi ci ha seguito ora live e chi invece ascolta questo episodio dell'Ora Rossa su Spotify, su YouTube e sulle diverse piattaforme su cui appunto verrà pubblicato. Enrico, vuoi chiudere? Vuoi dire qualcosa? Ringraziando e mi fa piacere supportare questa che vedo un'attività che hai lanciato da poco, quindi se c'è qualcuno dei miei followers in questo caso che ancora non ti segue, seguitelo, e questo è un po' anche ciò che mi sta facendo piacere. Grazie. Fare questa settimana, ovvero cercare di partecipare a live di profili anche neocreati, ma lo faccio con piacere perché
credo nel valore che riuscirei a portare dando spazio magari a persone grazie. E amici come te.